Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Fashion Now con i miei due compagni di viaggio irriducibili. Buonasera a tutti. E questa sera volevo fare un piccolo incipit, volevo fare un piccolo assunto delle puntate precedenti. Anche perché ci aspetta un puntatone. Un puntatone, quindi. Addirittura. Sì. Chissà che puntata ci sarà. E questa sera ce ne saranno delle belle, ci sarà da divertirsi. Però facciamo un piccolo passo indietro. E prima avevamo parlato nelle puntate precedenti comunque della moda in maniera più tecnica. Quindi sì. Abbiamo avuto con noi Moda Makers, Francesca Severi. Moda Makers, sì. Beh, abbiamo avuto degli ospiti importanti perché, come sì. Vi avevo detto, è facile fare le puntate con le modelle, le miss, eccetera, eccetera. Stiamo iniziando ad entrare nel discorso sì. Più tecnico, nel discorso la verità fashion. Ti piacevano però ho conosciuto con le modelle. È vero. Esatto. Spero anche che ci torniamo. Esatto. Però ho conosciuto personalmente alcune delle persone di Moda Makers, persone squisite. Sì, perché Moda Makers, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto le sfilate di Moda Makers. E ricordiamo che comunque la fiera per eccellenza della moda a Carpi, però è anche internazionale. Esatto. Internazionale. Poi abbiamo avuto la Francesca Severi, sì. Accidenti. Cioè, gran donna. Tanto di cappello. Francesca, grande stilista, artefice sì. Della moda modenese ma anche internazionale, anche lei. Esatto. Però l'attenzione particolare, ragazzi, io ti giuro ci sono rimasto quando abbiamo conosciuto Laura Sclodes. Sei rimasto assolutamente. Bene? Assolutamente. Esatto, Laura Sclodes, perché poi alla fine la nostra Laura noi rappresenta un po' in questo periodo l'innovazione, no? Cioè lei si è riciclata, se vi ricordate. Sì, infatti. Lei prima del Covid era un'insegnante di nuoto, istruttrice di nuoto, poi con il Covid, anziché aspettare la gente che magari stava lì a dormire, visto che eravamo in lockdown, si è reinventata. Sì, infatti è uscito anche un articolo su di lei, comunque delle nuove imprenditrici che si sono rialzate durante il periodo della pandemia. Eh sì, perché ha creato sta linea di cui lei è produttrice, perché poi fa gli abiti a mano. Ed è veramente ha spopolato, perché non è che solo l'ha aperta questa attività. Ma dai. Ha iniziato a vendere. Ma qui la vediamo in un programma. Sì, in Rai è stata anche. Pensa che un giorno potremmo dire che l'abbiamo lanciata noi, ma ci pensi? Esatto. È vero, Laura, sì. Ti abbiamo lanciato. È appena stata intervistata comunque sulla Rai. E anche su Bandi di Ferro. Sì. Bello, bellissimo. È stata molto brava. Sì, perché poi lei, ripeto, in questo periodo di lockdown ha iniziato a crearsi un percorso importante nel settore della moda, che quindi possiamo dire che è aperto a tutti. Sì, perché Pippo Baudo avrebbe detto, l'ho inventata io. Esatto. No, vabbè. L'ha inventato Laura Sclodes. Laura Sclodes, che salutiamo, visto che l'abbiamo avuto ospite la scorsa settimana. Adesso la risalutiamo perché è stata una puntata veramente importante, sì. Perché spero che la gente abbia recepito questo desiderio. E Laura ti aspettiamo qui come promesso. Assolutamente. Esatto, a parte tutte le battute, veramente complimenti Laura, perché hai fatto e stai facendo un lavoro straordinario. Complimenti. Alla fine però è chiaro che ritorniamo al gioco di Giorgio, no? Perché diceva la bellezza. Lasciamo da parte per un attimo l'aspetto tecnico, perché adesso ritorniamo nella bellezza, ma soprattutto. Infatti però abbiamo comunque delle gran bellezze questa sera. Stavolta e finalmente accontentate me. Ah, non abbiamo le modelle? No. Allora, ti va male? Cioè. Abbiamo però, due uomini, e che uomini, diciamo, ammettiamo. No, sono i modelli che hanno spopolato e continuano a spopolare. Però soprattutto sono due amici. Beh, chi sono? Che sono curioso io. Sono degli amici particolari, perché loro li conosciamo ma da tanti anni. Ma neanche una modella? Neanche no. Una. Oggi solo lavoriamo solo per Elle. Per una volta, sono sempre stati in minoranza. Ah. E quindi ci colleghiamo intanto con un modello che lo fa tuttora, ma da 25 anni che è in auge e continua a lavorare tantissimo. Addirittura. E abbiamo con lo noi. Lo presento? Francesco Allegra. Francesco Allegra da Bologna. Francesco con noi. Buona domenica! Perché domenica? Andiamo in onda di martedì? Così! Ecco, già iniziamo. Siamo avanti! Iniziamo a capire che la puntata sarà un po' stravagante. Sì. Però in altro collegamento abbiamo uno che ha fatto il modello per tanti anni. Esatto. Però ha avuto poi un piccolo incidente di percorso al Grande Fratello. Ma parleremo più avanti. Questo? Ci colleghiamo con Paolo Mari. Ciao Paolo. Ho capito, mi ricordo.
Paolone! Mi rimetto più vicino a... Paolone, dove sei? A Suzzara? Sono in macchina che ho appena ritirato mia figlia da scuola. Salutacela. Sono in macchina perché c'è moltissimo tempo. Può venire anche lei? Può salutare? Assolutamente, la salutiamo volentieri. Ecco qua. Ciao! Puoi anche togliere la mascherina, dai, ormai è finito il lockdown. Paolone... facciamo vedere la figlia senza mascherina. E dai, il nome anche. Scusate, eccoci qua, guarda. Eccola, bellissima. Come si chiama? Grazie. Serena. Non lo so. Ciao Serena. Ciao Serena, bellissima, bellissima. Allora Paolo, ripeto, abbiamo sottolineato il fatto che sia Francesco che Paolo sono degli amici, e quando parliamo di uomini i primi due che ci sono venuti in mente sono loro. È vero. Perché... perché ne abbiamo ciao, possiamo ciao, raccontare no, piacere vederti dopo tanto tempo. Perché con loro racconteremo in questa puntata mille aneddoti divertenti, perché sono da quelle di tapparsi anche le orecchie, secondo esatto. me e alcune... ne verranno fuori di belle. Dovremmo trattenerci un pochino, no Paolo, sul raccontare. Allora voi mi avete detto devi raccontarci, io troppo non posso dire perché sennò non... Poi c'ho anche la bambina qua di fianco, mi arrestano di nuovo. Metteremo dei bip, la regia metterà dei bip. Allora facciamo una cosa, torniamo un attimo su Francesco e che affrontiamo il suo percorso nel settore della moda, no? Francesco, tu sei cresciuto, sei nato come modello quando fondamentalmente? Quando hai iniziato? Allora, Rocco, secondo me modello lo nasci. Perché io a ridosso dei 14 anni già sentivo la voglia di farlo, ho fatto tanti lavori, ma non ero contento se non fino a quando non sono riuscito a fare il modello. Quindi da lì si è partiti e poi sai, i soliti incontri, un po' di situazioni, poi da lì inizi e vai avanti, ecco. Quindi è stato un po' questo. Ma ci siete ancora? Certo che ci siamo. Stavamo ammirando le tue foto in realtà. No, purtroppo vedi tutti, io sono un modello, come diceva Paolo, a vecchio stile, ancora col book stampato, ancora tutte queste cose, tutta questa tecnologia dove non vi vedo negli occhi e non risento e non sento il feedback, anche perché noi siamo abituati, Rocco, tu poi che sei un grande coreografo, alle sfilate, dove comunque tu sentivi il pubblico, dove ti divertivi, perché poi fare la sfilata spesso era un pretesto per divertirsi, per conoscere della gente, perché no, guadagnavi anche, però in queste sfilate nascevano parecchi incontri, conoscenze, che poi te le sei portate avanti e soprattutto sono quelle che quando fai serate tu ti ricordi ancora quello che fu quel sabato, quella domenica, quella notte. Lì c'è stato un po' di tutto. È vero, no, questo è vero assolutamente, però alla fine questi sono aneddoti che fanno parte della nostra vita, no? Cioè la mia professione, la nostra professionale come la tua, però poi l'aspetto umano, uno non pensa a tutti gli aneddoti, tutte le cose divertenti, tutte le volte in cui durante le sfilate ti imboscavi. Chi? Francesco? No, non ci credo. Non ci posso. È giunta all'orecchio anche a me questa cosa qui. Sì, assolutamente. Io non riesco a capire chi mette in giro delle voci, tutte cose proprio falsissime. Tu pensa che io per anni ho dovuto pagare una nomea che dicono, però non lo so, vedi tutte queste voci perché hai fatto, in realtà era vera, la nomea era vera, quello che si diceva era vero, ma d'altra parte era parte un po' di quello che era la tipologia dell'uomo, cioè il modello era sempre visto un po' come, lo possiamo dire a quest'ora, po' come, vabbè, uno stalloncino, era un po' visto in questi termini qua, ma perché era proprio il feedback che era diverso. Poi noi veniamo anche dai locali, dalle serate nei locali, gli anni dei calendari, e lì proprio ti divertivi alla grande. Esatto. Allora facciamo un attimo, andiamo un attimo da Paolo, perché a proposito di percorsi, non possiamo non evocare il percorso di Paolo quando eri ragazzino. Paolo, intanto da quant'è che ci conosciamo, Paolone? Troppi anni, Rocco, non mi ricordo. Non si può dire. Ma qualche ricordi hai? Ho cominciato con voi nel Modenese,
per poi andare a finire a Milano e per poi finire tragicamente a Roma. Ma ho cominciato proprio con voi, insomma, nel modenese, che avevo 23 anni. Vero. Si parla degli anni 90, dei primi anni 90. Beh, di servizi fotografici, di sfilate, anche con te aneddoti divertentissimi. Poi le sfilate anche, soprattutto in certi periodi in cui... Ci sei? Ah, ti sento dopo, scusami. Cosa che dicevi? No, dicevo appunto, tu hai fatto un percorso fotografico, ma anche tantissime sfilate. Anche con te i ricordi delle sfilate erano divertenti, perché è vero che Allegra era un caprone, diciamo, nel senso buono del termine, ma anche tu non scherzavi. Cioè, facevi le stesse cose di Allegra? Di la verità. Non cioè, si può tanto dire, non c'è lo la sente figlia. Nessuno, quindi no, puoi dirlo. Io e Francesco siamo due generi molto diversi. Lui ha fatto il modello per vocazione, io mi ci sono trovato per necessità, diciamo, perché mi sono ritrovato a Milano... ho avuto una figlia giovane che avevo 22 anni, mi sono separato e me ne sono andato a Milano proprio per andare via di casa, solo per andare via. Un'esigenza. Ho iniziato con le ipoteche, poi ho fatto un sacco di... Per fortuna ci beccavo con questa faccia qua, gli occhi, i capelli, ho fatto un sacco di foto, appunto. E poi ho tentato la carriera televisiva, che però è finita male, perché mi sono trovato in un ambiente a me completamente ostile. Aspetta, di cui io non mi sento parte. Infatti sono 10 anni che sono occupato. Aspetta, Paolo, aspetta. Paolo, aspetta, che l'episodio, il tuo legato al mondo televisivo, ne parliamo fra un attimo, perché volevo restare. È chiaro che lì andremo a fondo, perché poi parleremo della persona. Come modello ho fatto tanto, sono stato uno dei modelli degli anni 90-2000. Che è riuscito a lavorare tanto in Italia e anche all'estero. L'ho fatto perché sono andato avanti con le mie gambe, allora, facendo provini, riuscivo a prendere i lavori, appunto, perché me li meritavo. Però il mio approccio alla moda è sempre stato... Cioè, io sono il bello... ero, perché adesso ormai sono un bravo padre di famiglia, ero il bello dannato che sfruttava solo... questi grandi guadagni che c'erano in allora, adesso non so se esistono ancora. Infatti l'unica cosa che mi manca di quell'ambiente sono solo i guadagni, tutto il resto non mi manca. Detta come va detta. Esatto. Adesso torniamo un attimo su Francesco, perché Francesco... Ecco, lo vediamo lì collegato. Esatto, Francesco ha vissuto... Ci sono! ha vissuto, come Paolo, ha vissuto gli anni 90, però Francesco è un po' quello che poi è sopravvissuto nel 2000, siamo nel 2021. Con l'avvento di internet. Rocco, il taglio, cioè mi posso toccare sul sopravvissuto? O è meglio non di ti no. Si vede, puoi fare quello che vuoi. Ok, va bene. Però se ti ricordi, e si ricorda pure Paolo, sì. negli anni 90 e 2000 si andava in giro, io mi ricordo andavo a proporre i modelli con il composite, cosa che adesso non esiste più. Cioè, cos'è cambiato? Sì. Ma come hai detto tu, è cambiato che... allora, intanto faccio un passo indietro. Intanto le agenzie di moda avevano un ruolo fondamentale, mentre adesso, se ti sai proporre, hai il tuo giro, riesci a proporti da solo proprio tramite i vari social network. E per quello che riguarda il modo di poterti proporre, appunto, come hai detto tu, prima viaggiavi con i composite, mandavi i composite, ma il problema non è solo legato alla moda, che tutto viaggia ovviamente via mail, è che proprio il mondo è cambiato. Cioè, se oggi tu hai il lusso di mandare un composite, ci metti 3 giorni, mentre il mondo non ha tempo di aspettarti. Ma quindi questo è su ogni tipo di lavoro. Sì, devi essere più veloce, devi essere disponibile. Poi possiamo parlare se fosse meglio una volta o oggi, però tutto il mondo del lavoro è cambiato, ma sono cambiate anche le relazioni, adesso fai tutto via telefono. Se oggi tu ti permetti, ti prendi il lusso alle 3 di notte di non rispondere alla fidanzata, ti chiede che cosa stai facendo. Una volta tu staccavi il telefono, andavi a dormire, facevi quello che volevi. Quindi è tutto cambiato e ti devi adattare, insomma. No, ma infatti poi lo diciamo anche noi per esperienza, noi quando richiedono le modelle o i modelli, io che faccio? Li mando direttamente sul profilo Instagram, il profilo Facebook. E via. Adesso è e via. Oltretutto, molte aziende, vedi, si stanno spostando un po'
sui micro influencer, quindi anche la figura del modello che è un filo un po' più sdoganata, anche perché il modello deve saper lavorare, deve saper posare, deve sapersi muovere. Mentre adesso è cambiato anche un po' quel discorso lì, cioè prendono un pochino il micro influencer che se lo metti su un set fotografico non sa neanche da che parte stare, però è un attimino una figura chiave ad oggi per certe tipologie di marketing. Sì, perché ha dei numeri, ha dei numeri che tanti modelli non hanno, numeri a livello di follower. Perciò... Sì, però qui c'è da dire una cosa, Giorgio, visto che so che tu sei un imprenditore, bisogna vedere se poi, perché la legge dei numeri, no? I numeri sono come i centimetri, bisogna vedere se sono efficaci. Se quindi sono bisogna vedere se poi questi numeri portano a una vendita o non portano a nulla, perché secondo me anche su questo aspetto ci sarebbe un sì, po' da... Sicuramente avranno dei numeri, ma mancherà la professionalità che ha un modello tipo te. Ma sì, la capacità, perché poi insomma, voglio dire, la capacità la fai nel corso del tempo, accetti i primi lavori spesso sono anche un po' di, non dico di sofferenza, ma insomma, devi entrare in un ambiente che è un po' diverso, però insomma, si fa tutto, ecco. Io volevo fare un po' di gossip, però, perché io sono la parte femminile, mi piace stuzzicare un po'. Non chiedere il numero di telefono, eh? No, ragazzi, assolutamente. Scusate, però posso dire una cosa a proposito di gossip? Non mi avete fatto i complimenti che siamo campioni d'Italia. E so che lì ancora c'è un che ancora? Ancora? Sì, eh? Ma che gioco? Baseball? Che cosa? Boccette? No, lo conosci bene il gioco. Vai. No, Francesco, tu che sei un Don Giovanni, perché ormai l'abbiamo detto, dai, sei stato un grande... questo me lo dirai tu dopo, però hai fatto uno spot televisivo con Nina Senicar, giusto? Sì. Bella, non c'hai niente da dire a riguardo? Bella donna, eh? Guarda, su certe cose è sempre meglio un po' che usare. La cosa che posso dire è che è veramente una bella donna, ma io ho lavorato anche con Belen Rodriguez, ho fatto dei lavori con lei, quindi sai, ho lavorato con parecchi, perché ho lavorato con Valeria Marini, con Antonella Mosetti, quindi bene o male, sì, belle donne. Torniamo un attimo però su Paolo, che abbiamo un video. Beh, perché adesso iniziamo poi a affrontare il percorso, diciamo la parte che l'ha reso più noto. Oggi mi state facendo un mucchio di sorprese. Ragazzi, Paolo, è chiaro che tu l'esperienza di modello poi è culminata, hai fatto delle comparsate televisive, mi sembra, prima del Grande Fratello, mi sembra, o no? Sì, ho sempre fatto delle cose minori. Ho partecipato a trasmissioni Ci Vediamo in TV con Paolo Limiti, che era un carissimo amico. Poi sono stato Uomini e Donne, della De Filippi. Fatto sì, un po' di cosette, sempre ruoli. C'è stata la chiamata delle chiamate. Poi c'è stata la chiamata delle chiamate che mi ha rovinato la vita, basta. Esatto. La mia carriera mi ha rovinato. Lo spettacolo. Infatti, adesso facciamo vedere il video che tra l'altro troviamo ancora su YouTube e ovunque, di quei giorni del Grande Fratello. Lo mandiamo un attimo e poi ne parliamo con te. Mari muove sommessamente dei rilievi ai suoi compagni per una pallonata di troppo. Oh ragazze, come devo fare? Mi devo inginocchiare qua? Dirvi per favore? Ma no! Non giocate a palla perché mi dà fastidio, che mi tiro la pallonata in faccia. Tanto più con una palla che fa male. C'è un non vedente e voi giocate a palla. Paolo. Gioca a palla, ma fai qua. Siamo a posto, ragazzi. Non ve ne me da fastidio. Lo dici? Poi tanto lunedì mi nominate, me ne vado e buonanotte. Perché dici così, Paolo? E vi gestite da soli la vostra libertà, perché io di questa libertà mi fa schifo. Come vivete voi mi fa schifo. Sono un pezzo di merda. E con questo ho finito. E invece ancora burrasca, anzi Paolo Mari, forza 9. Ragazzi, mi cambio qua perché ho voglia di cambiarmi qua, va bene? No. Ho voglia di cambiarmi qua, ok? Allora mi cambio qua perché poi qua ognuno fa quel c***o che vuole. Allora io mi cambio qua. Un comportamento sopra le righe? No, sotto la cintola. Va bene?
E adesso basta urlare, vado a farmi il bagno. Qui ognuno fa quello che vuole, posso girare nudo per la casa allora. Adesso vado a fare un giro in giardino. Ah? Vado a fare un giro in giardino? Perché tanto se voglio posso fare quello che voglio. Paolo! Cos'è successo Paolo quel giorno? Che tra l'altro comunque perché la casa della grande... Perché ho preso le difese di un non vedente, ok? E sono stato squalificato da un programma che è nazionale, e questo era quello che dovevo dire anche alla DUSS quando sono andato l'anno scorso, che invece ho detto, quando mi ha chiesto, ma non se ne sono accorti gli autori, ho detto no, ma avevo dei problemi psicologici, perché mi hanno detto di andare dalla DUSS l'anno scorso, però di stare tranquillo e assolutamente di non intaccare la redazione del Grande Fratello, perché sennò non mi avrebbero più richiamato dalla DUSS. E io sono andato là, gli ho detto che il problema ce l'avevo io, invece il problema me l'hanno creato loro, abbassa questo cavolo di tablet. Perché io sono stato squalificato, provocato per tutta la settimana, finché il sabato mattina si sono presentati con un bel pallone, cosa di cui io ho la fobia, perché hanno cominciato a tirare delle pallonate, quando il non vedente ha detto vado dentro perché se la palla mi arriva in faccia non la vedo, io ho perso le staffe. E per prendere le sue difese sono stato squalificato dal gioco, passando per un pazzo che si è inventato così un sabato mattina di fare una sfuriata del genere. In realtà mi ci hanno portato completamente loro, gli autori, sapendo il mio carattere, per fare audience. Io sono stato squalificato e interdetto dalla televisione fino all'anno scorso, che mi hanno richiamato, però ho dovuto solo dire che sto bene con la mia famiglia e che sto bene con 1.400 euro al mese da mangiare a quattro persone. Ho preso un sacco di soldi per andare dalla DUSS, quindi ci sono andato, però anche l'anno scorso non ho dichiarato il vero, perché se dichiaro il vero faccio solo del male a me stesso e vengo, come dire, esentato dalle trasmissioni televisive. Per cui l'unico che si è tirato la zappa sui piedi sono stato io non ho fatto il male a nessuno, io sono una persona vera, sono una persona... Quando vede un'ingiustizia, soprattutto se si parla di animali, bambini, non vedenti o disabili, cioè con degli handicap diversi da diversamente normali, come volete dirlo, io prendo le loro difese e loro hanno sfruttato questo lato del mio carattere per l'audience. Poi c'è da dire anche che comunque Paolo dentro la casa del Grande Fratello secondo me non è neanche semplice comunque rimanere così calmi, almeno io in prima persona con tante persone insieme che non conosco, rinchiusa 24 ore su 24 e spiata dalle telecamere, insomma non è facile. Cioè rimanere sempre con la calma o con la calmezza, come dice Rocco. È proprio il contrario, ti posso garantire che io, vabbè, a parte i primi 10 minuti quando sono entrato, che non avevo mai... ero già stato avanti alle telecamere, ma non in un programma così importante, ma nel giro di 10 minuti mi sentivo completamente a mio agio. Poi sono stato isolato per una settimana, mi hanno accusato di cose che non ho fatto, tutto quello che io gli ho raccontato che mi dava fastidio loro me l'hanno fatto succedere in 5 giorni, e finché se una persona la porti all'esasperazione, poi se quella persona sclera non è colpa delle telecamere o dei luccichii. È colpa di un ambiente così. Sono arrivato fin troppo in alto per dove dovevo arrivare con le mie gambe. Quindi hanno ritenuto giusto che io stessi dentro una settimana e che poi fossi eliminato. Il mio ruolo era questo, via, non me lo toglie dalla testa nessuno. A me quello che dispiace, Paolo, è che, ripeto, non è tanto l'esperienza in sé. Però chi ti conosce realmente si infuria per il fatto che sei stato dipinto come una persona che non sei realmente. Sì, hanno usato un lato del mio carattere che c'è, che è presente, ed è l'unico lato brutto che non voglio tirare fuori, perché se mi arrabbio io, cioè, non sono uno violento, non sono mai stato, sono un antiviolenza al massimo. Però urla o qualche... non ho bestemmiato, non ho... Io non ho... loro mi hanno cacciato via, ma perché poi non sono più stato in grado di gestire io la cosa e me ne sono voluto andare. Io non ho trasgredito nessuna regola del Grande Fratello, non ho bestemmiato, non ho picchiato, cosa ho fatto? Ma forse perché ti eri spogliato, forse, no? Ero in bagno a fare la pipì e è venuta una, ah ma te, sono uscito e ho detto vabbè.
Allora se ognuno fa quello che ne ha voglia, io qua giro nudo per casa, come faccio a casa mia in campagna? Sì, ma sai Paolo, lo sai benissimo anche tu che le redazioni devono creare l'incidente, devono creare, perché sennò la gente non guarda certi programmi. Devono creare, allora, e tu sei stato preso per creare questo incidente. Chi entra nel Grande Fratello è una cavia. C'è quello che deve vincere, c'è quello che deve perdere, c'è quello che deve fare l'audience, e loro se ne fregano di una carriera o del significato per cui io mi sono messo a litigare lì dentro. Esatto, infatti hai appena detto che loro ti hanno creato tutte le situazioni che ti davano fastidio. Sì. Perciò hanno creato l'incidente, hanno creato. Esatto. Sì, sì, sì. È come se io vengo da te, ti parlo male di mezz'ora di qualcosa, finché becco l'argomento giusto che sì. ti dà fastidio, e quando io ti punzecchio lì sopra tu ti arrabbi. Esatto. Allora loro non hanno inquadrato quando bene hanno fatto vedere la scenata, che io ho detto ragazzi basta, anzi l'hanno anche inquadrato, basta, sì, basta, sì. Dai una, dai due, dai tre, continuavano a mandare gente a punzecchiarmi, finché a un certo punto io ho detto va bene, questo non è più il mio ambiente, andate col paese, giusto, basta. Mi hanno rovinato una carriera di 12 anni, ci ho messo 6 anni per farmi conoscere agli autori, a Mediaset, a Sky, ho fatto su Sky l'uomo perfetto, ho fatto 3.000 trasmissioni di merda pagate pochissimo, ok, non pagate, e mi hanno preso per rovinarmi la carriera. Secondo te Paolo, secondo te Mediaset per te ha le porte chiuse oppure ci può essere qualche possibilità di un ritorno? No, Mediaset, no, io basta, io mi sono ritirato a questo ambiente. Io ho fatto questa videochiamata con voi perché Rocco è un caro amico e ne l'ho sentito con piacere, sì. Ma con me loro hanno chiuso, ma anche quella dell'anno scorso è stata una cosa fortuita, che c'era un buco e cercavano uno da mettere dentro lì a dire qualcosa. Sono andato dalla D'Urso, ma non basta. Sì, non è più il tuo ambiente. Se volessi nel giro di un anno mi rimetto a fare il modello con mia figlia che mi dice papà vai, non mi interessa più. Vabbè, non faccio parte, ci ho messo 10 anni per entrare e altri 10 per capire che non è il mio mondo. Vabbè, però il modello al limite ci puoi pensare, no? Il modello no, non mi interessa, no, niente. Adesso sai che facciamo? Non godo più dell'egocentrismo che serve per... Sai cosa c'è Paolo? Io e te sicuramente non litighiamo se parliamo male di Francesco, perché sono d'accordo con te. Quello sicuro. Ma parliamo male di Francesco, dai. Parliamo male, dai. Francesco, dai, torniamo fuori con la parola, col gossip. Tira fuori il gossip che è in te. Racconta tutti i tuoi aneddoti. Allora, prima di dire una baggianata, volevo chiudere sul discorso di Paolo, se mi permette. Allora, Paolo è un bravissimo ragazzo ed è molto simpatico. Il problema, visto che anch'io ho avuto esperienze televisive sui reality, loro cercano di tirarti fuori il lato peggiore che una persona può avere, che è enfatizzato appunto dalle situazioni. Quindi è vero quel discorso lì. L'unica cosa che la TV è bello andarci, ti dà popolarità, ti dà tutto quanto, bisognerebbe, è stressante, perché andare nei programmi televisivi è stressante, purtroppo bisognerebbe a volte conoscersi in modo da poter evitare per se stesso le occasioni di pericolo. Ecco. Paolo è una persona molto istintiva, che ripeto è divertentissimo, perché noi quando abbiamo sfilato ci siamo sempre divertiti, magari ha un carattere un po' focoso che non è una colpa, e in più se tu guardi il servizio viene montato ad arte per far sembrare lui una persona, esatto, che comunque non era, esatto, perché se tu non vedi tutto il contesto e vedi solo una scena troppo facile, giusto, Rocco, un po' come prendere te quando esci da dietro a un cespuglio e dire cosa faceva Rocco, ma bisogna vedere la dinamica, prima hai bevuto un litro d'acqua e sei andato a fare la pipì, hai capito il sulto? Allora uno ti riesce a scagionare. Sì, no, è vero, wow. È vero, no, ma infatti ripeto, questo poi... è vero il gossip che volevi, Rocco, era questo. No, ma in realtà poi è vero che chi conosce realmente Paolo, tu lo conosci come noi l'abbiamo conosciuto, io ero il primo a rimanere sorpreso, ho detto, perché Paolo... Guarda, devo dire l'ultima cosa, oltretutto a me personalmente mi dispiacque molto, perché fu una cosa messa dal punto di vista personale contro Paolo,
perché se tu mi squalifichi da un gioco perché non ti piaccio, per qualsiasi ragione è il gioco, ma quando tu vai a colpire la persona, oltretutto facendolo uscire di scena senza dare la possibilità né di una replica né addirittura omettendo tutto, fu una brutta cosa. Io che lo conosco, devo dire che oltretutto, adesso che sono passati anni, ma mi ricordo quando lui entrò la sera del Grande Fratello, che eravamo sorpresi, ci fu un problema di collegamento e saltò la serata. Vero. Quindi noi vedemmo Paolo presentato come il bel idraulico e poi non abbiamo più saputo niente se non vedere immagini dopo. Bravissimo. Vero, spiegare meglio di me il mio percorso lì dentro. Bravissimo. Sai perché, Paolo? Perché da fuori si vede meglio. Quando mi hai dal vivo, guarda, l'hai saputo dire benissimo, è proprio questa cosa del personale. Bravissimo. Sì, perché è proprio come l'hai detto tu. Hai capito? Allora io da solo contro Canale 5. Ciao. Sì. Ciao. È un po' dura. Faccio una cosa poco simpatica, comunque l'importante è che adesso tu stia bene, poi tutto il resto è passato. Grazie Francesco, ti ringrazio e apprezzo tantissimo quello che hai detto. Scherzavo che non sei un busone, lo so. Guarda che tornano a tagliarla questa. No, questa volta non tagliamo niente. Oh, ascolta, adesso hai capito, Rocco? Questa è una battuta da amico, però, ti ha fatto una battuta da amico. 20 minuti a parlare bene di Paolo per dire questa cosa, hai capito? Cioè, sunto per prendersi le belle parole. Hai capito? Ah, volevo comunicare. Era giusto dire questa piccola precisazione. Hai fatto benissimo, a dirlo, Francesco. Grazie anche tanto. Adesso posso andare a mangiare gli spaghetti con la salamella. Alla mia salute però, alla mia salute. E avere dell'ambrusco. Volevo avvisarvi che tra pochi giorni riparte la mia manifestazione, la nostra manifestazione, che è Miss Universo Emilia Romagna. Ah, io vengo. Grazie Paolo. Ti venite tu e qua. Cosa devo fare? Devo stare in giuria, devo aiutare se vieni, ti mettiamo anche in giuria se vieni. Anche Paolo lo mettiamo. In giuria. Sì. Paolo, vieni? Ma io cosa vengo a fare? Vengo a fare manutenzione? No, in giuria. Entrambi convocati. In giuria e poi soprattutto ci divertiamo, facciamo delle serate divertenti veramente. Sì. Tanto lo scopo è poi quello, essere un ma po' ma è quello lì, infatti, per voi, per me è lavoro, per voi è divertirvi. Esatto. E saremo a casa di un tuo caro amico, saremo a Villa Meraviglia, Bologna, San Lazzaro di Bologna. Oh, che bello, sì. Bellissimo. Giovedì 27, segnatelo sull'agenda. L'ho segnato. Segnato. Ma tu Giorgio cosa fai lì? Presenti o porti le Miss col pulmino? No, fai? Io faccio il responsabile. Lui è il padrone. Responsabile di che? Lui è responsabile delle ragazze. Lui è il patrono, no? Giustamente. Ragazzi, il patron, non per tutti, però lo sai, Francesco. Ma su quello io sono d'accordo con te. Non ho ancora capito chi sia quel, ma non per tutti, ma lo sposo la tua linea. Te lo dirò. Ragazzi, dobbiamo chiudere la puntata che è stata veramente fantastica. Grazie. Siete stati favolosi. Te l'avevo detto, Elena, che con Paolo e con Francesco, ragazzi, non si sbagliava perché è un puntatone. Sì, no, cioè, abbiamo fatto presto a fare i collegamenti iniziali perché tecnologicamente siete molto bravi. Ascolta, io ho ancora il Motorola, sai quello del 97, no? Lo start-up. No, quindi, però devo dire, ragazzi, grazie dell'invito, è stato bello vedervi. Anzi, mi dispiace che il tempo sia finito perché avrei fatto il terzo collegamento, abbiamo il terzo link. Ne faremo un'altra puntata più avanti sicuramente, in occasione delle nostre selezioni. Esatto. Partiamo. Ok? Ottimo. Francesco, ottimo. Paolo. Tanto piacere, Francesco. Sei una anche a me, persona. Paolo. Ciao. Paolo, grazie ciao ancora. A tutti, anche in redazione. Ciao Rocco, ciao a tutti. Ciao Paolo. Ciao ragazzi. Ciao Francesco. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Esatto. Quindi, siamo giunti al termine purtroppo anche questa sera. Facciamo altri 10 minuti? Magari. Altri 10 minuti. Ma perché tu vai la modella?
No, no, con i ragazzi. Contentiamo. Con Paolo e Francesco, niente? Niente, però io volevo ricordare a chi ci segue dove poterci seguire sempre, perché oltre qui sul canale 85, ogni martedì alle 21.30 ci potete seguire sui nostri social Facebook e Instagram. Alla grande. Vi aspettiamo. Ma non per tutti, però. Ma non per tutti. Sana.